Gruppo parlamentare come caratterizza la propria partecipazione alla campagna elettorale? Noi rappresentiamo il quarto polo in un'area di centrodestra e rappresentiamo quella parte della popolazione, quella parte degli italiani che si riconoscono in un'Italia ispirata ai valori cattolici, i valori liberali, i valori di una democrazia che punta a rinnovare le istituzioni, a rinnovare anche i modelli culturali, economici in cui siamo immersi, ma rinnovarli alla luce di principi e valori che sono quelli dello scudo crociato. Quindi per noi una storia, una tradizione profondamente italiana che guarda al futuro con la forza dei valori in cui crede. Gli elettori sono confusi da tante promesse, lei è cattolica, i vescovi italiani lanciano un monito, è immorale, dicono fare promesse elettorali impossibili da mantenere. C'è qualcuno che esagera? Ma io penso che molti partiti che in qualche modo competono per la suprema leadership esagerano tutti. Credo che noi, che invece ci poniamo come una componente costruttiva nell'area del centrodestra, vogliamo fare promesse elettorali non così come a scopo seduttivo, ma vogliamo prendere impegni concreti che possano diventare attuabili già dall'inizio della propria legislatura. Penso per esempio un sostegno reale alle famiglie, un sostegno reale alle politiche demografiche, un sostegno reale alla piccola e media impresa, un sostegno reale all'occupazione dei giovani, cioè impegni precisi, concreti e definiti che non promettono risultati mirabolanti, ma promettono risultati concreti, verificabili sul campo, nel tempo e, a tempo e veramente con una concretezza che tutti gli italiani potranno vedere. Altri temi, oltre a quelli che lei ha appena citato, come la riforma Fornero, le pensioni e anche il fisco, il cuneo fiscale che rimane Giustamente. alto, insomma, angosciano gli Ha elettori, gli totalmente italiani. ragione. Quando io le parlo di occupazione dei giovani, le sto parlando anche di riduzione del cuneo fiscale a vantaggio delle aziende che potranno così assumere i giovani. Oppure le parlo di riduzione della pressione fiscale che si scarica sulle famiglie, che in qualche modo vedono, anche se lavorano, indisponibile il capitale che si produce, perché il costo della vita è superiore a quello che rappresenta il reddito che recepiscono. E questo perché? Perché la pressione fiscale è davvero insopportabile. Quindi in questa direzione va una delle nostre misure più importanti da prendere fin dall'inizio della nuova legislatura. Ma bisogna riformare la legge, Fornero per sbloccare il turnover e liberare anche Allora, tanti la legge lavoratori Fornero, anziani. come è stato ripetutamente detto dalla stessa Fornero, contiene una serie, chiamiamola così, di errori che vanno rivisti, che vanno corretti, e che però non significano abolire la legge, significano restituire alla legge quel valore di tutela delle pensioni, ma perché tutti possano godere nel momento opportuno della pensione necessaria ad affrontare la propria vecchiaia. Noi siamo un popolo che invecchia, lo sanno tutti, siamo uno dei popoli in cui gli indicatori demografici ci dicono che il numero degli anziani è superiore addirittura al numero dei nuovi nati. Da questo punto di vista, se noi non ci preoccupiamo degli anziani, stiamo facendo una politica che è in contraddizione profonda con la struttura sociale del nostro paese. Quindi per noi le pensioni sì, per esempio un obiettivo per noi importante è alzare le pensioni minime, certamente, ma è soprattutto garantire a tutti coloro che investono la propria vita nel lavoro anche una vecchiaia serena e senza problemi.